Dire qualcosa di stupido sarebbe inutile, calamari. Ho detto di non dire qualcosa di stupido, calamari. Perché sto continuando a ripetere calamari? Calamari a tutti e benvenuti. Che cosa sto dicendo? Sono cretino oggi. Se cominciamo così finisce il doppio male dello scorso. Tra un po' ci saranno esplosioni. E con Leonardo Saminano, campione pioggia, Inter Genoa. Niente. Andò, sono 4 anni ormai che non faccio un episodio perfetto. A me secco un po'. Guarda! Non so cosa, ma mi è spuntato questo guarda dalla bocca, va bene, spuntato poi. Se incomincia, oggi non ho neanche il controllo delle mie parole. Però adesso mi devo concentrare, come ogni volta. Bravo, bravo, Perisic. Ma è tutto zuppo, tutto zuppo. Zuppo, minestrone, brodaglia. E chi ne ha? Aia! Questo Genoa è un po' troppo offensivo nei miei confronti, Basta! Questo linguaggio! E mo faccio l'offensivo anch'io! Tua zia! Non riesco a fare niente, questa pioggia veramente ti blocca! Bella, bella! Bravo! Ma mannaggia la cacca! E niente, è finito un primo tempo buttato completamente nel rudo! 0-0! Bella, bellissima palla! La mette! Icardi! Voleva fare il terzo di fila! Ansaldi! Ansaldi! No! Non riesco a fare niente! Questa pioggia è ostruttiva! Mi blocca i miei macropori delle radici morte. Pallonetto lanciato in avanti per Icardi. Icardi! Si è svegliato finalmente. 3 gol nelle ultime 2 partite. È morto il difensore, ma ok. Queste partite si devono vincere così perché la pioggia è troppo ostruttiva. Aia. Non riescono a correre. Non sono ancora riuscito a fare sostituzioni perché la palla non esce da 20 minuti. Ed è finita 1-0. Non è successo praticamente niente. Ma queste partite vengono vinte solo per le singole occasioni, e quanto pare tutta colpa della pioggia. Ora potrei stare qua a lamentarmi della pioggia. Se avessi perso o pareggiato, invece ho vinto. Ah, e non abbiamo visto la classifica. A meno 4 con la Lazio che deve ancora giocare. Guarda che oggi ci abbiamo tutte partite facili, Exit. E ora giochi con Pulisic e anche contro una tua ex squadra. Ma ce ne sono 3 in questo campionato di mie ex squadre, quindi di conseguenza con Gianluca del Tarano, modalità campione, Sereno, Sassuolo, Inter. Devo stare attento a Berardi. Miglior record fuori casa. Questo vuol dire scudetto, E per la prima volta ho messo la maglietta bianca senza accorgermene. Ha già attaccato più del Genoa, questo è da dirlo. Mannaggia, mamma mia. Berardi, De Frel e Duncan si devono calmare adesso. Guarda lì, guarda Duncan. Va bene la storia che l'ex fa gol, però io ne ho 11 qua in campo di ex. Yaugai la cross al centro di testa. Adesso è il tempo di capire chi ha fatto gol. Chi è il 21? Chi è il 21? Santon! Mancava solamente lui, ha fatto gol. Mamma quei capelli, mamma quei capelli. Pulisciteli. Ha 2 gol. Ah, aveva già fatto. Sono stupido. No, ma la marcatura. E va bene, finisce il primo tempo 1-0 per noi. Però è molto insidioso il Sassuolo, bisogna stare attenti. E la cosa strana e inquietante è che Pulisic non ha ancora segnato un gol. Comunque consigliatemi i giocatori, perché finite queste 4 partite sarà già iniziato il mercato. Pallone controllato. Che palla ha messo! Che palla ha messo! Ienaccio segna il 2-0. Boom! E vabbè, un'altra verticalizzazione perfetta a caso. E non c'è neanche bisogno di dire che l'assist l'ha fatto Candreva. Guarda che buco. Guarda, 4 contro 0! 2-1. Quanto mi è piaciuto il comportamento della difesa! Good job! Good job! Good job! La trova lì! La. Ok. Pallone rilanciato per Ienaccio. Ienaccio, vai con la doppietta. Ienaccio non ci arriverà mai. Invece sì, il tiro. 2-3-1. E Ienaccio fa la sua doppietta. Mi sta andando abbastanza di fa. È morto, poverino. E finisce la partita 3-1 per noi. E siamo a 2 su 4. Ne mancano 2. Siamo matematicamente secondi. E ora la partita più importante di tutte, Inter-Lazio, con Gianluca del Tarano, modalità campione rovesci. Prendiamoci il primo posto. Anche se la Lazio deve recuperare ancora il derby. Piove! Me ne sono accorto solo adesso, dopo averlo anche detto. Cavolo, ma neanche infortunato no, Alla fine del mondo. Devo dire qualcosa. Entra Biabiani dal primo minuto. No, non è possibile. Immobile. Cominciamo molto bene. Gabigol passa in mezzo a tutti. Non è messo. Il tiro al volo di Miranda. Gabigol la crossa al centro per Miranda. Non ci arriva. Godo tantissimo. Pure il capocannoniere della Serie A. Non è messo per Biabiani. Biabiani. Mannaggia il cavolo. Può essere veloce, ma di tiro non è che sia tanto bravo. Finisce il primo tempo 1-0 per la Lazio. Ah, ma noi
abbiamo fatto solamente un tiro e siamo bravissimi. Vorrei ricordare ai miei giocatori che ne dobbiamo fare due. Non riescono a combinare nulla. Sta per partire un contropiede, magari. Se lo lancia per Piabini, Piabini col pallone, Piabini stavolta devi segnare, Piabini, Piabini, Piabini! Sempre l'uomo decisivo, sempre con la sua 95 di velocità. 1-1 e non è ancora finita. Controllato molto bene dalla Lazio che ci prova, l'anticipo, il tiro, Handanovic, Pulisic, 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 no! E finisce 1-1. Good job! L'episodio perfetto si sfuma di nuovo. Quando recupererò la Lazio? Mai? Domani? Ieri? Molto probabilmente l'altro ieri. Vanega fuori solo 8 settimane. Potevi darmi un po' di più, dai. E siamo entrati nel mercato. E a questo punto a me serve un COC e un terzino sinistro e un attaccante di riserva. E voglio prendere Marcus Rashford a tutti i costi. Ricordiamo che abbiamo 28 milioni di budget. Non lo so, io sto aspettando, ma siamo già l'11 gennaio, porca la miseria. Abbiamo pescato il PSV che è appena uscito dalla Champions. E se non faccio l'episodio perfetto nella prossima puntata, con Gustavo Polloni in modalità campione sereno, Inter Empoli. E almeno la Coppa Italia la voglio portare a casa, cosa che non riesco mai a vincerla, la Coppa Italia, soprattutto con le squadre inglesi. Guarda che bello San Siro per una partitella di ottavi. Molto bene. Beh, belli, belli tutti questi spazi. Ma non è controllato il tiro. Mamma mia. L'Empoli sta lottando con tutte le forze possibili. Il pallone perfetto per Iheanacho che rientra all'ultimo. Come l'ha piazzata Iheanacho. Oggi fa il terzo gol. Si prenderà lui la miniatura. Pulisic oggi è completamente a secco, ma va bene. E a quanto pare ci prenderemo 3 vittorie e un pareggio come nell'ultimo episodio. L'Empoli ci prova. E rigore. Che brutto fallo che ho fatto. E il Kaduri contro la Font. Chi avrà la meglio? La Font! La fa! Non più. E finisce il primo tempo 1-1. Un po' buttatino, però va bene così. Non è controllato. No, non stiamo rischiando. No, non stiamo rischiando. A quanto pare si andrà ai supplementari, perché far morire i giocatori non è un optional. Iheanacho col pallone, può essere già il contropiede del 2-1. Iheanacho è passato. Iheanacho! Come l'ha messa e con quale potenza! 4 gol solo oggi per lui. E Dersi stoppa il pallone e la mette in avanti per Ansaldi. Ansaldi, Ansaldi, 3-1. Che poi, cosa ci faceva Ansaldi là? E finisce la partita 3-1. Ho finito apposta ai tempi regolamentari in parità per divertirmi poi in quelli supplementari. Peccato che dopo ci avrò i giocatori morti nella prossima partita.